Business Sport 24, Elisa Mazzucchelli. Oggi parliamo di Crypto.com e appunto la Lega Serie A. Perché? La Lega Serie A ha siglato un accordo con questa piattaforma, appunto Crypto.com, per il lancio dei primi NFT, non fungible token del calcio italiano. Debutto che avverrà il prossimo 19 maggio con la finale di Coppa Italia. La Serie A è stata la prima a firmare un contratto di sponsorizzazione con una piattaforma di criptovalute ed NFT nel mondo calcistico. Oltreoceano, a fare da apripista, era stata l'NBA. In quel caso però gli highlights del massimo campionato di basket USA sono arrivati a scambiare per migliaia di dollari. Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa prestigiosa partnership con Crypto.com, azienda leader nel mondo delle criptovalute e degli NFT, ha commentato l'AD della Lega Luigi De Siervo e ha continuato. In questo modo la Lega Serie A mira ad ampliare la propria target audience e proseguire il percorso di crescita internazionale del brand, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e all'innovazione. Per Crypto.com si tratta del secondo accordo di partnership siglato nel mondo dello sport dopo quello con la casa automobilistica britannica Aston Martin, che tornerà a gareggiare in Formula 1 dopo 60 anni. Io vi ringrazio e ci aggiorniamo domani con una nuova puntata di Business Sport 24. Elisa Mazzucchelli, un saluto. Ciao!